Ben ritrovati di nuovo su Review You. Vi vado a mostrare questa pochette, se possiamo chiamarla così. L'ho acquistata su AliExpress. Se trovo il link anche per Amazon, ve lo lascio in descrizione. Scusate se ho le mani ridotte un po' così, ma sono andato a fare bushwrap e succede che ci si può anche tagliare e scottare. Allora, come vedete, il colore è mimetico e rende molto bene anche dalle immagini della videocamera, ma comunque ci sono diverse colorazioni disponibili. Queste sono le varie fessure dove potete attaccarci eventualmente dei moschettoni. Come vedete sono sollevabili, o comunque c'è la parte anche in velcro che vi permette di attaccare anche delle patch, degli stemmi. C'è una parte appunto sul retro che vi permette con queste due cinghie di agganciarlo direttamente allo zaino. Io infatti lo aggancio così allo zaino, oppure potete metterlo direttamente all'interno. Abbiamo una cerniera qui in alto, vado subito ad aprirlo e vi vado a mostrare appunto com'è all'interno. Andiamo a togliere ciò che io appunto metto all'interno, ovvero questa pochette la uso esclusivamente per riporre tutto il materiale che mi serve per accendere il fuoco. Quindi abbiamo questo prodottino che magari poi vi faccio uscire, anche se siete interessati, le varie video recensioni. È una sega a mano per tagliare la legna, i rami che trovate nel bosco. Poi abbiamo il fornellino della Bushcraft che ho già recensito, quindi andatevelo a vedere. Come vedete, lo ripongo all'interno. E poi abbiamo anche l'acciarino per accendere il fuoco, questo qua. E questo è un altro accessorio molto interessante, leggero. Se vi interessa, ve lo vado a mostrare anche nel concreto, in un'uscita magari, che vi permette di mettere tre rami e fare un po' un treppiede da utilizzare poi per agganciare una teiera o comunque una pentola. Ma passiamo un attimo al nostro borsellino, alla nostra pochette. Come vedete, c'è una taschina molto comoda. E poi abbiamo la tasca principale. Questa è comunque una plastica resistente, quindi è davvero resistente come prodotto. Per avere un'idea, questa è comunque la dimensione della mia mano, non ho le mani piccole, e ci sta veramente, ci stanno veramente tante cose al suo interno. È utile non solo per magari mettere i vari oggetti per accendere il fuoco, ma può essere utile anche se volete metterci all'interno, non so, delle medicine oppure qualsiasi altro oggetto, non so, penso magari agli utensili necessari per cucinare, le forchette, le posate, il sale, il pepe. Se vi interessa, il link è in descrizione del prodotto e ci vediamo alla prossima review.